Avanti! Buongiorno, sono qui per il colloquio. Prego, si accomodi. Grazie. Oh, lei è la signorina? Salvati, Salvati Alice. Salvati Alice, perfetto. Oh, signorina Salvati, aspettavo proprio lei. Però l'avviso che dobbiamo fare una cosa un pochetto veloce perché ho un brunch con una persona importante. Quindi dobbiamo accelerare. Vabbè, magari questa cosa va bene pure per lei, no? Ok. Allora, vediamo un po'. Dunque, Marrapodi, no. Vania Lai, no. Che si sta cercando il mio curriculum, io qui ne ho un altro. Perfetto. Prego. Allora, Alice Salvati, profilo, esperienze. Insomma. Signorina Salvati, lei non è che, insomma, abbia tutte queste esperienze nel nostro campo, ecco. La nostra è un'azienda leader nel settore customer service and call center. Quindi la persona che noi stiamo ricercando deve avere un'esperienza pregressa nel settore outbound e vendite telefoniche. Ora capisce che qui non... Vabbè, mi parli di lei, su. Sì, dunque, allora, mi sono diplomata come perito aziendale e con il voto di 65 centesimi, poi ho fatto diversi stage. Però, signorina, sempre un po' più concisa perché c'ho il brunch. Ah, ok. E allora, guardi, io glielo dico sinceramente, io ho bisogno di questo lavoro come il pane, cioè ho proprio bisogno di un contratto a tempo indeterminato, quindi le chiedo di aiutarmi, insomma. Signorina Salvati, che possiamo fare? Guardi, la persona che noi ricerchiamo, insomma la figura, deve avere la capacità di gestire, insomma, le tensioni con il cliente telefonicamente, quindi con l'ascolto. E in realtà bisogna cercare di capire quali sono le motivazioni, no? Le reazioni, quindi cercare in un certo senso di gestire, ma anche di capire quali sono le tensioni del nostro cliente. È una cosa un po' complicata, insomma, capito? Sì, certo, ma guardi che io sono una persona molto perspicace e poi soprattutto mi piace prendere le situazioni, guardi, di petto, ecco. Brava signorina, di petto le situazioni, perché questa è una caratteristica importante che noi non... Sì, però, guardi, io sono sincero, per quello che noi le stiamo proponendo, tutto questo non può bastare. Lei mi capisce? Io ho bisogno. Perché la può andare avanti non solo in questo mestiere, ma soprattutto per questo posto di lavoro che io assicuro, ok? Allora la accompagno, insomma. Andiamo. Allora, arrivederci. Arrivederci, signorina. La chiamo io da questa parte. Salve. Arrivederci. Scusi, oggi non mi sento molto bene. No, le chiedo ancora scusa per averla fatta attendere. Certo. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, mi stava parlando delle sue esperienze nel settore customer service, giusto? Sì, sì, dunque le stavo dicendo che mi sono subito laureato, poi ho fatto uno stage di 6 mesi nella M Company e subito dopo lo stage mi hanno assunto, quindi io sto già lì già da un anno, però insomma vorrei cercare di lavorare con voi perché secondo me è una possibilità di emergere, di crescere anche professionalmente questo. No, stavo pensando che ha un bel viso, bei tratti. Non ha mai pensato di fare l'attore? Magari dopo, perché secondo me sono portato per lavorare con voi in questa azienda. Davide, mi permetti di darti del tu? Sì, sì. Voglio parlarti sinceramente. Devo ammettere che non hai l'esperienza necessaria per ricoprire questo incarico. Io ho già valutato altri profili che
sono capaci di darmi maggiori garanzie. Ma... ma? Io voglio scommettere su di te. Tipo una seconda valutazione?